stato grande perché, anziché parlare di numeri, di cifre, di calcoli, parlava di storia dell'architettura in chiave costruttiva. E io ricorderò ancora per molto una sua lezione sui rosoni delle cattedrali gotiche, nella quale affermava che lui, impresario, costruttore di quello che stava costruendo, non avrebbe saputo costruire il rosone della cattedrale gotica e ci mostrava con dei disegni alla lavagna come dopo aver impostato le colonnine basse sarebbe stato difficile collocare con quella esattezza le colonnine alte. E questa è stata una lezione, come dire, di umiltà intellettuale veramente unica nella materia della tecnica dell'architettura. Devo confermare questo amore per il paradosso, raccontando questa lezione dedicata alla volta alla romana. Cos'è la volta alla romana? È una volta fatta di mattoni messi di piatto, quindi diciamo che utilizza la parte più sottile del mattone. Ecco, Nervi si era dedicato allo studio di queste strutture proprio perché gli sembravano paradossali e il risultato dell'indagine attraverso il metodo della scienza delle costruzioni erano assolutamente negativi, cioè non doveva stare in piedi. Sì. È stato veramente un maestro perché ha fatto capire che bisognava coltivare in sé questa intuizione statica. E come farlo? Appunto, guardandosi in giro, in fondo una delle cose principali che può fare un professore è invitare la gente a guardare, ad andare in fondo alle cose, ma soprattutto a riempirsi, come dire, la memoria di cose concrete. Perché oggi cerchiamo di meditare tanto poco e ci affidiamo quasi completamente alla teoria? E perché quando siamo nel campo delle scuole di architettura ci affidiamo così poco alla teoria e così tanto invece a qualche cosa che non è meditazione, ma è solo aspetto esteriore? Se noi ci mettessimo davanti agli occhi questo pensiero, meditando degli uomini hanno fatto una cattedrale gotica, meditando degli uomini hanno fatto San Pietro. Tempo fa leggevo le meditazioni, i pensieri fatti da Brunelleschi per la cupola di Santa Maria del Fiore. Ora, effettivamente, sono pensieri indissolubilmente del tecnico e dell'architetto. 10 anni ci ha pensato al modo come costruire la cupola di Santa Maria del Fiore. E se si riflettesse sull'efficienza di questa meditazione dei fatti costruttivi, di questo pensarli, forse si potrebbero tirare anche molte conseguenze non molto piacevoli per quello che riusciamo a realizzare noi oggi. Nervi, tra l'altro, aveva quello straordinario suo assistente giovane, una trentina d'anni meno di lui, Toto Michetti, col quale abbiamo fatto esercitazioni interessantissime. Per Toto Michetti, che poi è stato il consulente di tanti, che so io, di Meyer, le grosse strutture realizzate a Roma negli ultimi 30 anni, hanno avuto Ho calcolato anche la mia chiesa di la Calcata. consulenza di Toto Michetti. E non c'è discepolo bravo che non abbia avuto un gran maestro e viceversa, un gran maestro che non abbia avuto dei grandi discepoli. 44 anni fa, primi di novembre del 55, avevo l'onore e la fortuna di diventare assistente volontario del professor Nervi. A quei tempi esisteva nelle facoltà universitarie questa figura che oggi è finita, è scomparsa. Il corso del professor Nervi si svolgeva al quinto anno della facoltà di architettura. È necessaria una brevissima premessa. A quei tempi la facoltà di architettura non aveva le dimensioni, diciamo, attuali. Il numero di lauree ogni anno era intorno ai 50, 60, 80 negli anni proprio di punta. Gli accidenti, quest'anno non si finisce mai, è giusto? A parte la parte teorica, per l'esame lo studente doveva svolgere un progetto esecutivo. Non so se d'accordo che sto qui.
che significa esecutivo, è chiaro, non completo dimensionalmente tutto, però sotto tutti gli aspetti dovranno essere messi, sviluppati alcuni elementi. Per esempio, posso dire, non è che si interessasse solo degli aspetti strutturali, ma per esempio bisogna metterli in fissi, bisogna dire impermeabilizzazioni come erano fatte, di fognature come erano fatte, eccetera, eccetera, ed un accenno all'organizzazione del cantiere per poter eseguire l'opera. Che io seguivo, non dico tutti i progetti, però per la parte statica, la quasi totalità, diciamo così, dei progetti li seguivo personalmente, va bene. Ecco, mentre altri colleghi, ricordo tra gli altri architetto Positano, che seguivano gli aspetti più sempre esecutivi, ma sotto l'aspetto architettonico. Dovevano disegnare gli infissi, fare un esecutivo di infissi, non fare un esecutivo, ripeto, dei pavimenti, di questo, dei rivestimenti esterni, cioè era un progetto veramente complesso. E mi ricordo che il professore diceva sempre, ricordatevi che un progetto da 30, non so se è da valutazione 30, deve essere perlomeno da 18, ma su tutti i punti, è chiaro il ragionamento, cioè in altre parole, non è 30 perché ha fatto una bella struttura che però non si può realizzare, mi deve dire come si realizza, nello stesso tempo mi deve dire dove scarica l'acqua, dove eccetera eccetera, gli impianti, si cominciava a parlare anche di impianti di condizionamento. Io mi sono trovato quindi nella fortunata situazione, voi capite, in 6 anni sono stato, ho avuto la fortuna di essere il suo assistente, mettete una media anche di 30-40 progetti all'anno che seguivo. No, con gli studenti, beh, diventavano, sono stati 180-200 opere, 200 lavori, dei tipi più diversi, perché si andava appunto dal palazzetto dello sport, chi faceva invece l'autogrill, o chi faceva il palazzo per uffici, o chi faceva, non so, tutta una casistica completa di progetti che sotto l'occhio vigile, non so se mi sono spiegato, di questo grande maestro proprio nell'arte, secondo me, del costruire, non solo nell'arte architettura, ma nell'arte effettiva, completa del costruire, ho avuto la fortuna di seguire, insomma, è chiaro, e tremavamo, non tremavano solo gli studenti quando bisognava portare le revisioni dal capo, non so se me lo spiegavo, pure noi assistenti tremavamo perché eravamo tutti quanti giovani, avevo 30 anni neanche, insomma, d'accordo, quindi a trovarsi con questo diciamo gigante, no? Nanerottolo a parlare, insomma, no? Però devo dire che con me ha sempre avuto un rapporto di un affetto proprio particolare, di questo sono particolarmente orgoglioso e felice. L'esperienza didattica e morale, etica di Nervi è stata la più importante in quel periodo, nel quale d'altronde la facoltà era nelle mani migliori che si dessero nel mondo dell'architettura. E io da Nervi ho avuto la precisa nozione che l'architettura la si fa con le mani. Anche quei cementi armati che lui facevano, han tenuto così bene, fatemelo dire, perché fatti bene da un'impresa responsabile, totalmente immersa nel proprio fare e non soltanto nelle chiacchiere che poteva emanare. In questo la sobrietà anche verbale di Nervi era fantastica, però appunto lasciando delle tracce straordinarie. Nel 1955-56 Masino Valle, giovane studente di architettura, entra a frequentare il corso di Pierluigi Nervi, il corso di tecnologia, anzi di tecnica dell'architettura e della costruzione. È una persona semplicissima, chiarissima, oggi si direbbe solare, allora si diceva molto lineare, uno sguardo penetrante, sempre elegante, sempre puntuale, anche nelle lezioni, sempre disponibile a discorsi che fossero interessanti e che parlassero di architettura,
Non diciamo di struttura, parlassero di architettura. Per le lezioni Nervi erano lezioni di, diciamo, di architettura. Quando lui attraverso, diciamo, le esposizioni e le diapositive, zac, 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 non c'erano tutti i sistemi moderni di comunicazione, illustrava le sue opere, le illustrava parlando in maniera tanto semplice, tanto calma, tanto tranquilla, che alla fine della lezione tu dicevi, sì, ma insomma, che cosa ha fatto? È una cosa tanto semplice. Solo dopo, ripensando a quello che era e a come lui le spiegava, ti rendevi conto che c'era una complessità estrema in queste opere che lui ti faceva sembrare semplici proprio per la maniera in cui le esponeva e per la logica che metteva nell'esposizione delle opere, dovuta alla logica che metteva nella progettazione. Da questa foto si notano due cose. Il Nervi sta al centro, io sto alla sinistra. La cosa che a me più impressiona è, e ricorda Nervi, è vedere l'aria assorta con cui Nervi mi sentiva parlare a un ragazzino che aveva praticamente nessuna esperienza rispetto a lui, però ti seguiva, sentiva e soprattutto prestava attenzione a quello che dicevi. Quindi mi fa sempre piacere riparlare di queste cose perché sono state l'inizio della mia professione. Tu sei nato negli Stati Uniti, mi sei di nascita americana, anche se, diciamo, la tua personalità è una di quelle tipiche personalità a ponte, bridge, tra gli Stati Uniti, l'Europa e in particolare l'Italia. Io sono in effetti venuto a Roma a seguire corsi singoli, era il termine, all'Università di Roma, a Valle Giulia, giusto attirato da Nervi, perché io lo giudicavo uno degli architetti, degli ingegneri, dei costruttori più importanti del mondo, non solo dell'Italia, chiaramente. Nervi insegnava come costruire, no? Perché per lui era talmente fondamentale il processo di costruire. Se una cosa non era costruibile, per lui non era architettura. Dunque, io ho letto, devo dire, con una crescente emozione questi appunti, perché a parte la completezza, sono 28 lezioni sintetizzate in maniera fulminante a volte, con piccole note anche personali. Nervi dice, io insegno perché voi vi interessiate alla tecnologia, non mi interessa molto insegnarvi cose specifiche. Afferma che la grande differenza tra il mondo moderno e il mondo di 100 anni prima non stava tanto nello sviluppo del pensiero, della filosofia, quanto nell'immissione della tecnologia nella società. Nervi argomentava che la forma tecnologica è una forma che va sempre a definirsi in modo maggiore e ad arrivare a un punto tale che non può più essere cambiata, perché deve rispondere a delle esigenze tecniche che sono eterne, che sono della natura. Lui diceva che si poteva benissimo introdurre l'elemento personale nei dettagli, ma che le regole imposte dalla tecnologia, dalla natura, erano tali che erano quasi immutabili. Tutta la prima parte del corso è dedicata a una rilettura sostanzialmente della storia dell'architettura attraverso i grandi monumenti. Lui esamina l'architettura del passato, sì, proprio dal punto di vista di costruttore. Lui dice perché si sono evolute queste forme. Non erano forme inventate per fare qualcosa di bello, erano forme che rispondevano in modo chiaro alle esigenze del materiale usato, della società. Diceva, ma voi non dovete guardare all'architettura antica per ispirarvi nel progettare oggi. Questo è perché l'oggi è nato ieri.
non ha niente a che fare con quello che è avvenuto 100 anni fa, 200 anni fa. Lui prendeva il passato non per cercare in qualche modo di copiarlo o farsi ispirare, lui guardava il passato per cercare di capire quali erano le leggi immutabili del costruire, dell'uso del materiale. Ma per parlare criticamente delle architetture bisogna conoscerle profondamente. Per questo, quasi scusandosi, dice: io parlerò delle mie opere. Parla anche degli aspetti economici, di quantità di denaro che si risparmiavano con una soluzione o che si sarebbero spesi in più con un'altra soluzione. Cioè l'opera è presentata anche come azione economica. Sì, lui difatti diceva non è che l'architettura può essere economica, deve essere economica. L'architetto ha l'obbligo di studiare il metodo migliore e più economico per costruire. E non è che questo risulta in una povertà nell'architettura, risulta in un arricchimento. Egli dice: il progetto deve essere vero, la bellezza viene da sola. La bellezza è la verità e la verità è la bellezza. E per lui conoscere e indagare era per capire. Aveva paura che lo studente l'utilizzasse per copiare, che sarebbe stata la cosa peggiore. Cioè, come diceva, noi dobbiamo pensare ai problemi di oggi, risolvere i problemi di oggi, mai a pensare che un esempio del passato può essere estrapolato e portato ai giorni nostri e copiato. Questo sarebbe un grosso danno. Ma c'è una lezione che mi sembra una lezione chiave, un rapporto diretto, discusso con gli studenti che si accalcano, come nel tuo disegno, attorno a lui, immagino, e gli pongono una serie di domande, anche di critiche al suo modo di impostare il rapporto tra architettura, struttura, bellezza. Tu ti sei laureato all'MIT con un progetto che è chiaramente di ispirazione di Pierluigi Nervi. Sì, ho optato di studiare più a fondo il determinato progetto che io pensavo di utilizzare, che è una cupola fatta in cemento armato. E di questo ho avuto modo di discutere appunto con Nervi, l'ho invitato all'MIT, abbiamo fatto una mostra del suo lavoro all'MIT, qui c'è una foto di Nervi con alcuni studenti di cui io sono quello in primo piano. Così Nervi in un certo qual senso, anche se era formalmente invitato a Harvard, forse aveva più contatti, come anche fosse logico, all'MIT. Era un poeta, era il massimo poeta del cemento armato. Alla fine degli anni 50, nella Facoltà di Architettura di Roma c'è un fermento nuovo. Siamo ancora lontani dal 1968. Nello stesso periodo Pierluigi Nervi sta affrontando alcuni dei suoi più importanti progetti. Noi restammo molto impressionati da una visita condotta da Nervi nel suo cantiere del nuovo Stadio Flaminio. Restammo solamente così sbalorditi, perché non c'era nulla di queste caratteristiche un po' vernacolari del cantiere edile. Era un meccanismo di tipo industriale con tutti gli operai che erano riconoscibili della funzione che loro esercitavano, una specie di catena di montaggio di tipo industriale, regolata, amministrata, gestita secondo un programma preciso, e a seconda di come veniva fatto questo programma si avevano anche dei risultati diversi nella costruzione. Cioè praticamente era un'altra
nuova affermazione del fatto che la forma architettonica nasceva da tutta una serie di fattori costruttivi, organizzativi e produttivi che ne determinavano la qualità e i significati. E le sue lezioni erano come delle conferenze, c'era un'atmosfera di alta cultura e anche di una certa mondanità. E la cosa straordinaria è che alla fine delle lezioni c'era un applauso degli studenti, come se fossero spettatori di un'esibizione di una personalità. Era così in effetti, cioè Nervi si esibiva. In quel momento, in quella fase storica, e anche fase storica e culturale, e nella nostra facoltà, che pure aveva un suo prestigio della scuola romana, eccetera, eccetera, beh, questa apertura è stata un'esplosione in realtà, per noi l'idea di avere vicino a noi il cantiere in cui queste cose di cui si parlava e che venivano illustrate, le potevamo visitare, diciamo, entrandoci dentro e quindi percependo questa forma del cantiere, questa civiltà, come dire, industriale di alto livello, questa cultura industriale che veniva però portata anche sul discorso della forma. E questa è la cosa straordinaria, cioè il brevetto comprendeva, era la forma, cioè queste cassaforme erano delle sculture in realtà. E quindi, insomma, la presenza di Nervi era tutto sommato eversiva in un certo senso. Praticamente concepiva appunto la costruzione in maniera totale e complessiva, nel senso che praticamente poi doveva essere lui che costruiva queste cose, insomma, non era il progetto che veniva poi affidato ad altri per l'esecuzione, come se l'esecuzione fosse una cosa secondaria. Lui praticamente la roba la costruiva direttamente. Quindi questo fa parte del discorso dell'invenzione, del cantiere. E quindi assomiglia in qualche modo, se vogliamo, anche al discorso dell'avanguardia, cioè l'invenzione della forma, eccetera, eccetera. Però in realtà, portandolo dentro il cantiere, assumeva una concretezza che invece l'avanguardia non aveva. La fisicità delle strutture, cioè li faceva visitare, cioè entrare nel cantiere, e evitava che il discorso della forma rimanesse un disegno. Veniva alla fine del quinquennio, e quindi in qualche modo appariva quasi come un premio. Come presentare il progetto? Qui noi appunto abbiamo organizzato delle tavole in cui praticamente avevamo la possibilità di indicare le forme della costruzione e contemporaneamente abbiamo messo nella stessa tavola le valutazioni di calcolo strutturale. Questo è un fatto, sì, questa composizione aveva un significato, significava appunto avere compreso uno degli insegnamenti fondamentali di Nervi. Disegnare una forma architettonica significa anche valutarne i significati statici, e per questo il mettere in una sola tavola sia il calcolo statico che le indicazioni della forma era una maniera per rispondere a questo suo insegnamento. Cioè, voglio ricordare anche che Nervi ha lavorato sia con Libera che con Piacentini. E Libera, tra l'altro, nell'arco previsto per l'E42, no? Quindi aveva fatto una sua proposta, un cemento armato, poco armato, insomma, quindi... E poi con Piacentini il Palazzo dello Sport. Quindi Nervi, in un certo senso, da grande costruttore, come dire, poteva lavorare sia con l'avanguardia che con il rappresentante di una tradizione classicistica, no? Questo fa pensare molto, cioè da una parte appunto l'avanguardia, per l'avanguardia ogni progetto è un manifesto, no? Che ha valore come tale, cioè una cosa gridata. Nervi invece, per Nervi quello che conta è il brevetto, cioè da una parte il manifesto, dall'altra il brevetto, quindi questa differenza sostanziale fa pensare a Nervi come una persona, un personaggio, non dico fuori dalla storia, ma che appartiene a una dimensione temporale molto più dilatata, questa cosa che lui inventa e deposita, con un'idea proprio di affidarlo ai tempi lunghi. Ai tempi lunghi della storia, Pierluigi Nervi ha affidato le sue opere, assieme ai suoi libri, pochi,
brevi, essenziali. Del suo insegnamento nella Facoltà di Architettura di Roma della Sapienza restano soltanto pochissimi e preziosi documenti, e la memoria ancora viva in noi che siamo stati i suoi studenti della sua fede nel rapporto indissolubile tra bellezza e verità. Dunque tra architettura e costruzione che si realizza nella grande architettura dei tempi antichi e dei nostri, e che per lui è sempre architettura strutturale, sostanza indispensabile per costruire il futuro. Per essa dunque egli vuole anche una scuola nuova e diversa. Ascoltiamolo. Quindi l'architettura strutturale è una necessità, non è una moda, non è una teoria, non è una poesia, non è un fatto estetico, è una necessità. Chi la studierà? La scuola di ingegneria o la scuola di architettura? O quella scuola ideale che sarà ingegneria e architettura contemporaneamente? Questa è la domanda alla quale non so rispondere. Certo che qualcuno la dovrà studiare. E chi la studierà per primo piglierà un punto avvantaggiato su tutti gli altri. Quindi io mi auguro che ci sia noi a farlo.